quarta giornata del campionato di Serie C si affrontano il Pet Stall a quota 6 punti contro la Stas, che cerca i primi punti stagionali dopo una partenza quantomeno difficile dal campo di Campomaggiore. Un saluto a Marco Rompietti. Questa è la partita del campionato di Serie C, girone A. Questa è la sfida tra Pet Stall contro Stas, punti pesanti per cercare di capire gli obiettivi di questa stagione. Pier Santelli su Trappetti, lo scarico corto su Coppo e la palla va sul palo con Marchettini, che ha campo per calciare. Una reazione, un tentativo buono da parte del Pestore, che insiste ancora. Bella palla di Grisoli verso Coppo. Coppo mette a terra l'avversario, subisce un contatto, c'è calcio di rigore. L'arbitro assegna il penalty. Coppo non è andato giù, ma insomma sembra abbastanza chiaro il contatto ed è penalty. Coppo, attenzione a Coppo, perfetta l'esecuzione. Portiere Emilia è rimasto immobile. Coppo ha calciato forte, non troppo angolato, ma quel tanto che basta per portare avanti il Pestore, che sblocca la partita e si porta sull'1-0. Ora Grisogli, bella verticalizzazione per premiare Coppo, che cerca un raso terra diagonale, niente male. Grisogli lo premia ora. Coppo occhia sulla posizione di Grisogli. Coppo lo va a premiare. Allora Grisogli va dentro con la deviazione. Dove arriva la deviazione? Sotto porta, sul secondo palo da parte di Riccini. Bella l'azione, bello il movimento di Coppo e di Grisogli. Riccini poi ha fatto il resto, perché si è fatto trovare pronto al posto giusto e al momento giusto per il 2-0 del Pestor. Attenzione, perché c'è Marchettini che si coordina per andare col destro. Però arriva ancora lì Porchetti, ma è stato bravo Meccarelli a avventarsi sulla sfera. Con Gentili che cerca questo pallone verso Riccini e lo trova dopo una deviazione. Parla nel mezzo dove c'è Fausti, che conclude la parata di Emili. Lauro, appena entrato, a 4 secondi deve sbrigarsi, ci riesce in extremis. Marchettini, bella la finta di Marchettini, che avanza, conclude. Meccarelli si oppone in corner. Interviene bene la difesa avversaria. Attenzione, perché qui Menichini recupera questo pallone. Meccarelli ci va col piede. Bella parata del portiere del Pestor. Fausti, la palla scorre dove c'è Perugini, che calcia le stelle da buonissima posizione. Cerca accentarsi numero 8 Fausti, cerca e trova il corridoio verso Trappetti, che conclude sul fondo. Bella palla di Francesco Fausti. Termina qui la prima frazione di gioco. Il punteggio segna 2-0 in favore del Pestor. Passa in mezzo, alla fine interviene Lauro, che cerca subito Menichini. Gran palla di Menichini, che prea Montagnoli. Montagnoli, sono contro il portiere. La parata di Meccarelli, che chance in apertura di ripresa per la Stas. Sale fa la piede velocissimo Aurelio Coppo, che trova ora lo spazio per la giocata di Pier Santelli. Alta conclusione, rete il gol. Ha segnato Coppo, non credo che l'abbiamo ripreso bene perché eravamo impegnati con l'altra highlights. Fatto sta che Valerio Coppo ha dato una staffilata che ha bucato il portiere e ha sancito la sua doppietta personale e soprattutto il gol del 3-0 nel momento forse in cui la Stas sembra prendere fiducia. Lauro, conclusione di Lauro, sibila al palo. Occhio a Marchettini, che ha capito tutto, c'è la chance per Stas. Marchettini si impalla, poi riesce a metterla dentro, c'è un contatto in area. Tutto regolare secondo il direttore di gara. Andiamo a rivedere tutto quanto nel replay. Le immagini sono queste, il giudizio lo lasciamo a voi. Ma sbaglia il rilancio, attenzione a Palleschi allora. Conclude col destro, una bella bordata da parte del numero 13, ha segnato Antonio Palleschi, un bellissimo gol su un errore nella ripartenza tentata dalla Stas, dalla rete del 4-0 per la formazione arancionera. Bella la palla di Palleschi, che apre un varco dove ci si fionda Coppo, la mette al centro verso Riccini e Mini interviene. Gentili, attenzione a Palleschi che sbuca le spalle di tutti e trova un bel gol. Antonio Palleschi a doppietta personale, pokerissimo De Pestor, il lancio è preciso, lui sbuca alle spalle degli avversari e poi è freddo sotto porta a battere Emili. Occhio a ripartenza ancora Palleschi, ora possono dilagare i giocatori in maglia arancia. Palleschi verso Trappetti, Emili interviene. Meccarelli, lancione lungo, ancora scacca di tutti, il petto di Trappetti, la scarica su Monticelli, dentro per Gentili, che bella palla Gentili! Azione bellissima Pestor, bravo Trappetti, la sponda col petto, bravissimo Lorenzo Monticelli a trovare il varco giusto per Lorenzo Gentili, che poi è preciso sotto porta e segna il gol del 6-0. Coppo, bella giocata ancora di Coppo, che può andare in velocità. Porchetti cerca di tamponarlo, poi bravo Barcaroli, attenzione c'è Sellani, Barcaroli va da solo e calcia fuori. Palleschi, attenzione ancora la giocata che fuorisce nuovamente Coppo. Coppo si accentra, Coppo e Mini interviene, c'è Palleschi,
La gioca dietro ancora su Pierzantelli. Ora Coppo fuori. Tanto orgoglio per Sassa che non sta mollando in questo finale. Nonostante un passivo difficile, Porchetti esalta i riflessi di Mecarelli. Allora riparte ancora una volta però il Pestoro, squadre lunghe. C'è Barcaroli. Stasse veramente dal cuore indovido, non mollano. Barcaroli con la punta sul fondo. E ora sono tutti fermi e può approfittarne Grisogli, che la controlla, mette al centro. Verricini stavolta se lo divora. Game over a Campomaggiore, a trionfare Pestoro che si aggiudica i tre punti con una vittoria convincente per 6-0 contro una Stassa che non ha giocato male al netto del risultato, ma manca un po' di verve offensiva, un po' di velocità e soprattutto fiducia nei propri mezzi. Pestoro invece si colloca sempre di più nelle zone importanti di classifica. Sicuramente perché siamo un gruppo d'amici, abbiamo fatto questa nuova squadra anche se in Serie C, come nella vita l'importante non è la categoria ma con chi stai. Siamo contenti, siamo tutti insieme e facciamo questo campionato. Sicuramente sì, ci sono delle altre squadre che sono ben strutturate, con buoni elementi, cercheremo di giocarcela fino alla fine. Sì, loro si coprono molto bene, non sono molto prolifici in fase realizzativa, quindi comunque va, dai e dai, alla fine gol tu li fai e loro no.